Allora, grazie innanzitutto per questo invito. Non è la prima volta che vengo qui, ci vengo sempre molto volentieri, anche perché non ho fatto il ministro tutta la vita, non lo farò tutta la vita. Gran parte della mia vita è stata condividere un mestiere di accademico insieme che nella mia attuale capacità di ministro, come è ovvio, ho moltissime occasioni di fare dibattiti di politica economica con i miei colleghi, sia a livello europeo. Ne abbiamo fatto uno ieri, l'altro ieri, molto acceso sulla Grecia, o al G20 o al G7. I temi ve li potete immaginare: la finanza pubblica, i mercati finanziari, la crisi, la crescita aggregata, l'inflazione che non c'è, così via. Però quello che sta succedendo è che anche all'interno di questi circoli il tema del dibattito si sta spostando sempre più sulla crescita. Crescita non tanto intesa come fenomeno macroeconomico, ma come fenomeno strutturale. E questa è una cosa che a me fa molto piacere, per convinzione politica, ma anche per convinzione intellettuale e anche per campo a cui mi sono dedicato per un lungo periodo della mia vita. Traduciamolo però in termini un po' più concreti. L'Europa, e non solo l'Europa, ha un problema di crescita debole di lungo termine ed è anche una regione economica che sta invecchiando al netto delle immigrazioni. Il suo futuro non può che essere quello dell'innovazione, non può che essere quello dell'aumento della produttività accanto all'aumento della qualità. E quindi il dibattito economico si deve sempre più spostare su questi temi, o meglio, visto dal mio punto di vista, deve conciliare i temi di finanza pubblica, di finanza privata, di tasse, di mercati finanziari, con il tema della crescita. L'innovazione, dico una banalità, me ne scuseranno i colleghi, è un fatto complicato, non è il frutto di una sola cosa. Se ci fosse una bacchetta magica o una misura, io chiederei a chi la conosce di farmelo sapere. Esiste invece un compito molto più complesso, quello di mettere assieme fattori diversi che attraverso una chimica, ma anche una tecnica di combinazione di strumenti di politica economica, si traducano in maggior dinamismo dell'economia e della società. Questo concetto è un concetto non nuovo. Chi si occupa di innovazione, a partire dall'Open Innovation, sa bene che bisogna mettere assieme le idee, la loro traduzione in tecniche, gli strumenti per investire in queste idee, il ritorno di queste idee, perché altrimenti l'imprenditorialità non decolla, bisogna costruire incentivi attorno a queste idee. Queste cose si devono fare a livello europeo. Si citava prima nel panel che ci ha preceduto la questione dell'economia di scala. L'Europa non sta messa bene, come sappiamo. Il governo lo ha recentemente detto in un documento che viene discusso molto ampiamente in Europa. L'Europa deve trovare nella sua vecchia formula di crescita la nuova applicazione. La vecchia formula di crescita dell'Europa è molto semplice: integrazione. L'Europa nel dopoguerra è cresciuta perché ha battuto le barriere, sia economiche che culturali, e speriamo che non si passi a una fase in cui invece ne costruiamo di nuovo. Questo è il principio che va applicato all'innovazione. È stato giustamente citato l'agenda digitale e il mercato digitale, che è una delle cose che nei miei spunti di politica economica ricordo sempre ai miei colleghi. Però bisogna essere più ambizioso. L'Europa oggi è implicata per esempio, nell'Unione dei Capitali, importantissimo. Il governo italiano ha lanciato l'idea di una unione per l'innovazione, una Innovation Union. Perché un'Innovation Union? Questa è la traduzione in politica europea del principio che dicevo prima. Per innovare e crescere con l'innovazione bisogna mettere insieme tante cose, bisogna mettere insieme la formazione del capitale umano, il capitale finanziario adeguato, nuove regole sul mercato del lavoro e sul mercato delle imprese, abbattimento delle barriere e naturalmente il ruolo della PA. Mi piace molto il concetto di knowledge farm che il Presidente ha appena citato ed è una cosa che nella mia esperienza recente in questo lavoro sto toccando con mano. È da qui che vorrei riflettere molto rapidamente su questa questione. Mi sono convinto che
il ruolo della PA in un nuovo mondo guidato dall'innovazione va ben al di là della assolutamente legittima richiesta dei cittadini di semplificare ed essere più trasparente. Fateci campare meglio. Questa è una cosa molto importante per il cittadino. Ma c'è molto di più di quello che si può fare in tema di ruolo della PA come fattore di crescita. La PA può essere, e questo non deve essere visto come un fatto retorico, un motore della crescita, proprio perché la nuova dimensione dell'economia digitale, degli open data, della conoscenza come fattore di crescita, può essere sfruttato dalla PA forse meglio, almeno in alcune situazioni, che dal settore privato. Dico forse un po' troppo, mi sono buttato l'altra volta sulla PA 4.0, mi butto anche oggi. Questo non è sempre vero, anzi spesso non lo è, ma sicuramente ci sono opportunità per cui la PA sia elemento di stimolo all'attività innovativa di tutta la società, di tutta l'economia e quindi anche al settore privato. Sono state citate prima da chi ci ha preceduto alcuni esempi: la fatturazione elettronica, l'informatizzazione del sistema doganale, snellimento dei meccanismi di acquisto che evidentemente si basano anche sullo strumento digitale. Tutte queste cose hanno in comune due aspetti, almeno per il policy maker, che secondo me il policy maker dovrebbe tenere presente. Primo, che presuppongono non la meccanica applicazione di nuove tecnologie, ma il ripensamento dei processi. Luigi Ferrara ha detto molto bene. Si possono cambiare i processi e quindi i comportamenti grazie alle tecnologie. Se si cambiano i processi e i comportamenti, si cambiano i risultati. Se si cambiano i processi e i comportamenti e i risultati, si ottengono i risultati che uno si aspetta dalle riforme strutturali. Le riforme strutturali non sono solo delle nuove norme, ma sono soprattutto dei cambiamenti diversi. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che gli esempi che sono stati citati qui, ma ce ne potrebbero pensare di molti altri, indicano una cosa di nuovo banale ma fondamentale, che nella PA ci sono delle best practice. Ci sono best practice italiane, ci sono best practice internazionali. E allora la domanda scorge spontanea: com'è mai possibile che un paese che viene percepito come un paese di una burocrazia gigantesca, di una macchina della PA elefantiaca, è allo stesso tempo il paese in cui ci sono queste buone pratiche? Che succede? Arriva qualcuno da Marte? No. Evidentemente c'è un gigantesco fallimento nella capacità di sfruttare al meglio le risorse gigantesche che ci sono nel paese della PA. Bisogna banalmente passare dall'esistenza di buone pratiche fondamentali alla loro generalizzazione. Questa è la riforma strutturale fondamentale, perché se si generalizza l'introduzione di nuove pratiche, nuovi processi e quindi di nuove tecnologie, si cambia il comportamento, si cambiano gli incentivi, si cambiano i risultati per i cittadini, ma anche per il personale della PA. Questo è un elemento molto importante. Bisogna essere contenti attorno a loro, altrimenti si lavora male. E io penso che questo debba essere un obiettivo, sicuramente è un obiettivo che ha a che fare con la riforma della PA, che secondo me è una delle riforme fondamentali nell'agenda del governo, fatemelo dire, questo è un tono un po' più solenne, ma è assolutamente così. Fatemi fare una piccola parentesi. Quello che l'Italia riesce a ottenere da qualche tempo a questa parte in sede internazionale non è il frutto di un atteggiamento diverso, perché qualcuno si è svegliato la mattina diversamente, è il riconoscimento dei risultati. Senza risultati non si ottengono altri risultati, e non vado più avanti perché è ovvio cosa sto pensando. Se l'Italia vuole continuare a ottenere risultati nel dialogo con i partners europei, ma anche come posizione internazionale, deve innanzitutto essere lei la prima della classe. E per tornare al tema di oggi, essere primi della classe nella PA è possibile, necessario. Questo deve essere il messaggio. Se io dovessi rilanciare la PA 4.0 oggi, direi che questo è il messaggio. Cambiare la PA significa cambiare il modo in cui funziona lo Stato, ma essere uno stimolo
fondamentale del comportamento. Quello che diceva il professor Rangone un attimo fa è fondamentale. Se si introduce la fatturazione elettronica, il settore privato che fa? Si adegua oppure non si adegua? Si fa due conti e dice: mi conviene adeguarmi. Ecco qui il ruolo di driver della pubblica amministrazione. Non è semplicemente io ti impongo di fare la fatturazione elettronica, io ti faccio vedere come funziona il mondo con la fatturazione elettronica, con la precompilata, e tu capisci da solo che ti conviene. E naturalmente lo Stato può fare molte altre cose. Qui vengo, se non sbaglio, all'ultima slide, che è stata molto utile ed efficace e mi ha permesso di parlare 38 secondi in più rispetto a quello. È chiaro che questo ha implicazioni anche per il policy maker, non solo nella fornitura dei servizi tutti i giorni, ma in un'operazione molto più complessa. Come fa lo Stato a usare nel modo più efficiente le risorse scarse che ha a disposizione? Deve fare delle cose utili, deve disegnare regole utili, possibilmente semplici, possibilmente comprensibili, ma soprattutto che servono all'impresa, alla famiglia a funzionare meglio. Deve inserire incentivi anche fiscali, cosa che l'ho fatto, permettetemi la rivendicazione, per favorire l'attività innovativa, e potrei citare una lista ma non lo faccio. Naturalmente può darsi che il disegno tecnico di qualche misura possa essere migliorato. Una delle cose che io dico sempre quando incontro sicuramente le imprese, dico: ditemi cosa funziona. Questo lo possiamo vedere dai dati, ma mi serve anche l'esperienza personale. In molte cose, proprio perché viviamo in un'economia del capitale intangibile, molte cose non si vedono e quindi vanno comunicate in modo più efficiente. Tutte queste cose vanno messe assieme, perché ovviamente c'è un vincolo di bilancio, ma lo stesso vincolo di bilancio produce risultati molto diversi a seconda di come usiamo misura per misura, non solo quanti soldi ci mettiamo su quella norma, che è la domanda che di solito viene rivolta anche in Parlamento, ma soprattutto date delle risorse, come disegniamo la norma nel modo più efficiente possibile. Concludo con questo punto: se è vero che la rivoluzione tecnologica è soprattutto una rivoluzione dei processi, quindi degli atteggiamenti, quindi degli incentivi, e poi dell'applicazione meccanica dell'ultimo software, allora bisogna che la PA si interroghi su come può migliorare se stessa, perché questo è di stimolo al resto della società, ma è anche un modo per far migliorare il policy maker. Giustamente è stato detto: cari politici, dategli una mossa. Io non sono politico, però questo sarebbe in questo momento una inesattezza, perché faccio parte di un governo, quindi ho un ruolo politico nel bene e nel male, e quindi chi ha un ruolo politico, quindi non solo chi è un politico di professione, ma chi ha un ruolo di decision making, di scelta, deve immergersi in questa nuova realtà che, questa è veramente l'ultima cosa che dico, cambia con una velocità impressionante. E quindi bisogna saper approfittare di questi cambiamenti. L'Italia dimostra continuamente che può essere al vertice delle scelte. Bisogna che questa non diventi un'eccezione, qualcosa che ci fa sorprendere, ma la norma. Siamo assolutamente in grado di farlo, lo abbiamo dimostrato, e anche la PA lo può fare e lo deve fare. Grazie.